Ma ciao, buongiorno, come state? Tutto bene? Ah, insieme anche quest'oggi per raccontare di musica. Abbiamo ascoltato come sempre dei brani e adesso vado anche a farveli vedere. Allora, abbiamo iniziato con Chris Ria e la sua Auberge, dove abbiamo raccontato anche un po' la storia, no? Di questo vinile, di questa macchina, che tra l'altro è proprio di Chris Ria, che poi è venuto nel 2005 e che questo lavoro, diciamo questa copertina, è stata realizzata da un dipinto ad olio di Alan Fanley. E questa copertina, tra l'altro, è stata utilizzata anche per alcune pubblicità legate proprio a questo modello di macchina. Quindi da Chris Ria siamo passati a un'altra voce inconfondibile del panorama musicale, ovvero lui, ovvero Joe Cocker, e dall'album One Night of Sin, Una notte di piacere. Abbiamo ascoltato When the Night Comes, che è stato il singolo che ha avuto più successo appunto di questo album, ma all'interno ci sono anche delle cover, come una di Elvis Presley e una di Leonard Cohen. Quindi un album che veramente vi invito ad andare ad ascoltare. E alla fine siamo passati a Robert Palmer. Robert Palmer, anche questo album è stato il secondo album più famoso di Robert Palmer, e il singolo che ha dato, diciamo così, vita a questo lavoro è Simple Irresistibile, semplicemente irresistibile, e ce lo siamo anche ascoltati, come sempre, qui insieme in questo martedì mattina. Quindi ho scelto delle voci maschili, quest'oggi, scusate, ho scelto delle voci maschili, ma anche un po' perché, insomma, la voce ha molta importanza anche nel campo musicale. Queste sono veramente tre belle voci, due di queste molto corpose, che lasciano il segno e si fanno ricordare un po' come le voci di ognuno di noi. Quindi questa è la musica che ci siamo ascoltati. Poi abbiamo salutato anche degli amici che ci hanno richiesto delle canzoni. La cosa bella è che tra di voi è nuovamente partita, insomma, quell'amicizia, quella botta e risposta di raccontarsi delle cose quotidiane, e siamo andati a parlare anche del principe Filippo, come lo vedono i reali inglesi, come lo vedevano i reali inglesi, e poi anche Harry, Meghan, insomma tutto quello che è legato alla casa reale, ai giornalisti, a quello che scrivono. E poi, insomma, in chiusura si era iniziato a parlare di naturismo, ma con questo, insomma, ho dato appuntamento martedì prossimo parlando di, magari, di naturismo e musica. Insomma, vediamo un po' come è stato sviluppato questo tema anche all'interno della musica, se poi dobbiamo dire che naturismo, forse ad esempio Woodstock, è stato quello in assoluto più naturale possibile. Ma a parte questo, vi ho anche lasciato la mail, e ve la rilascio: imhcalibuno@libero.it, per parlarmi dei vostri progetti, se volete chiacchierare con me in uno dei tanti programmi che ci sono qui in onda, in radio, come ha fatto Gianmarco Galli, che insomma mi ha proposto un libro che lui ha scritto, e musica, quindi insomma parole, musica, libri e brani musicali, che sarò ben lieta di condividere con voi e comunque nelle varie trasmissioni che abbiamo. Per cui, come sempre, grazie, vi ringrazio per essere stati con me. Allora, preparatevi sul tema di martedì prossimo, ovvero naturismo e musica, e vi auguro veramente un buon 1º maggio, perché è perché sì, perché il 1º maggio è alle porte, e naturalmente sarà la festa dei lavoratori. Per cui riposatevi e ci ritroviamo martedì prossimo, come sempre, in compagnia. Anche oggi eravate tantissimi e siete stati dei grandi. Grazie. Ciao. Vi aspetto anche su Patreon, Simona, non solo radio. Ciao.